Benvenuti a tutti, benvenuti a questo secondo evento organizzato da Laser Roma in collaborazione con lo studio Assumma in ambito e in materia di whistleblowing. Quindi a seguito delle ormai penso più che conosciute da parte di tutti del nuovo decreto 24-2023, l'oggetto di questo secondo webinar con tutte le aspettative che avevamo era incentrato sulle linee guida ANAC proprio per dar seguito e continuità al primo evento, dove abbiamo affrontato nello specifico tutte le novità dal punto di vista di decreto. Quindi abbiamo ritenuto utile organizzarne uno anche per approfondire le linee guida che sarebbero dovute essere, insomma, disponibili dopo la consultazione. Ahimè, questo non è avvenuto, non rimarrete a bocca asciutta, nel senso che con Federica Assumma abbiamo comunque pensato di fare ulteriormente e confermare il webinar andando a rivedere ad alto livello tutte le disposizioni del decreto, e, però creando il webinar in modo un po' più interattivo, quindi andando a vedere insieme come la piattaforma OpenBlue ha ottemperato le normative, ha recepito le varie, diciamo, direttive e le ha riportate all'interno della soluzione informatica. Quindi, a dispetto magari del precedente evento, non so chi, magari c'è qualcuno che ha partecipato anche all'altro, entreremo un po' più nello specifico della nostra soluzione con una piccola dimostrazione su come è il funzionamento, come funziona la riservatezza del segnalante, come è possibile interagire e gestire la trattazione della segnalazione in tutte le sue fasi. Scrivetemi assolutamente tutte le domande che vi vengono in mente durante, diciamo, la spiegazione di Federica, in modo da avere anche a disposizione del tempo al termine della dimostrazione per rispondere a tutti i quesiti. Buon pomeriggio a tutti. Ecco, proprio in virtù di quello che ha appena detto Marco Callegaro, abbiamo pensato di fare una breve panoramica in attesa delle linee guida definitiva, anche se posso dire che nell'effettuare la panoramica su quelle che è la disposizione normativa, che sicuramente tutti ormai conoscerete, possiamo però andare ad analizzare quello che lo schema di linee guida ha in qualche modo previsto, che comunque direi che può essere comunque utile quantomeno nella definizione del canale interno, quantomeno nella gestione delle segnalazioni, nell'individuazione del gestore delle segnalazioni. Certo è che purtroppo, non essendo definitive, non abbiamo certezza che sarà confermato nella sua interezza, anche se immagino che insomma non potrà essere completamente sovvertito. Immagino e spero che tutto l'ambito relativo al gruppo di impresa sarà preso in considerazione anche a seguito dell'audizione che Assonime ha avuto all'ANAC nel periodo, diciamo così, di condivisione dello schema di linee guida. Quindi ci auguriamo appunto che qualche indicazione operativa in più venga fuori appunto dalle linee guida definitive. Allora, ripercorriamo brevemente il decreto anche proprio per ecco, scendere nell'operatività e quindi permettere poi a Marco di darvi indicazioni su quello che la piattaforma appunto consente. Allora, come sapete, il decreto 24 del 2023, ormai credo sia noto a tutti, recepisce la famosa direttiva. Ovviamente anche qui siamo l'Italia è soggetta a una procedura di infrazione perché l'abbiamo recepita in ritardo, però ha recepito la direttiva del 2019-1937 sul whistleblowing, cioè sulla disciplina della protezione di coloro che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico, l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. La grossa novità è che il decreto 24 ha in qualche modo riunito le due discipline del mondo pubblico e del mondo privato, abrogando le precedenti norme che erano previste dalla legge 179 del 2017 dell'articolo 54 bis del testo unico sul pubblico impiego. E la legge 179 del 2017 aveva inserito il whistleblowing all'interno dell'articolo 6,2 bis, 2 ter e 2 quater del decreto legislativo 231 come elemento caratterizzante del modello organizzativo.
Ora, questa disciplina ha, diciamo così, il pregio di aver unificato le due diverse normative, pubblico-privato, evidenziando delle lievi differenze che ora andremo velocemente ad analizzare. Allora, intanto diciamo che oltre ad aver uniformato anche, ecco, la cosa più importante è con la scadenza di sabato 15 luglio, questo 15 luglio che tanto attendevamo nella speranza di ricevere anche le linee guida definitive, è ovviamente una scadenza per tutto il mondo pubblico e privato, nel mondo privato per le società superiori a 250 dipendenti. Mentre invece c'è una deroga per il solo settore privato il 17 dicembre per tutte quelle società che hanno un numero di dipendenti inferiore a 249, che quindi hanno un pochino più di tempo, diciamo così. Allora, dicevamo che le grosse novità sono, allora, intanto è stato sicuramente meglio definito l'ambito praticamente di cioè a chi si applica la norma. Quindi se i soggetti del settore pubblico qui sono definiti, non mi soffermo troppo, potete chiaramente poi utilizzare queste slide perché mi sembra meno interessante. Per quanto riguarda il settore privato, l'obbligo scatta per tutte le aziende del mondo privato che hanno almeno 50 lavoratori subordinati o gli enti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione, di cui è allegato al decreto 24, e soprattutto invece c'è una previsione per quelle società che hanno anche un numero minore di 50 lavoratori, se però hanno adottato ed attuato un modello ex decreto 231 del 2001, per cui però valgono solo le segnalazioni, tra poco vedrete anche l'ambito oggettivo, solo le segnalazioni relative alla 231 o alle violazioni della 231 o del modello organizzativo, e solo tramite canale interno, quindi c'è una piccola, diciamo, limitazione. La grossa novità è proprio stata l'estensione dell'ambito soggettivo, cioè possono segnalare, se ricordate nel settore privato, prima potevano segnalare solo i dipendenti, oggi possono segnalare i dipendenti a tempo determinato e indeterminato, i soggetti in periodo di prova, in fase di colloquio, quindi nella fase precedente all'assunzione e nella fase successiva alla conclusione del rapporto di lavoro, quindi gli ex dipendenti. I tirocinanti, i volontari, retribuiti o non retribuiti, gli azionisti, tutti i vertici, diciamo così, della società, ma anche i soggetti esterni, ad eccezione chiaramente della parte dell'utente, del cliente, diciamo così, no? Che ha i suoi canali di segnalazione previsti da altre normative. Quindi fornitori di beni, collaboratori, liberi professionisti, consulenze, eccetera. Questa ovviamente è stata, almeno nel settore privato, una grande novità. È stato esteso anche l'ambito oggettivo, cioè nel senso diciamo gli illeciti da poter segnalare. Qui andrei direttamente, ecco, sì, diciamo che le tutele sono la slide precedente. Scusa Marco, se torni un attimo indietro, ecco, un'altra grande novità è stata l'estensione delle misure di tutela. Chiaramente questo decreto ha il fine di tutelare tutte quelle persone che vogliono appunto effettuare una segnalazione, a tal punto da andare a tutelare tutti coloro che potrebbero essere colpiti indirettamente, cioè colpire indirettamente il segnalante tramite colpendo altri soggetti a lui in qualche modo vicini, che possono essere i facilitatori, cioè coloro che lo assistono nel processo di segnalazione, o una persona del medesimo contesto lavorativo che è legata al segnalante da uno stabile legame affettivo di parentela entro il quarto grado. Pensate, all'interno delle aziende talvolta capita che ci siano il figlio piuttosto che la compagna o la moglie o un parente, diciamo, più stretto. Ecco, andare a colpire con una misura ritorsiva il parente o la persona, diciamo, prossima al segnalante. Ovviamente non può essere effettuato in virtù di questa norma perché l'articolo 17 prevede un'estensione delle misure di tutela anche a questi soggetti in qualche modo collegati al segnalante, così come anche il collega di lavoro, chiamiamolo preferito, no? Nel senso colui che magari ha un rapporto di amicizia più stretto con il segnalante, ecco, anch'esso è in qualche modo tutelato. Così come gli enti di proprietà del segnalante, quindi andare, non so, magari ad interrompere un rapporto di fornitura con l'ente in cui in qualche modo di cui il segnalante è in qualche modo socio, magari anche di minoranza, ecco, anche questo ovviamente prevede una considerazione da parte del decreto.
Dicevamo poi che è cambiato l'ambito oggettivo. Per quanto riguarda il settore pubblico, qui rimane diciamo una differenza tra il settore pubblico e il settore privato. Il settore pubblico prevede la possibilità di segnalare tutti gli illeciti amministrativi, contabili, civili e penali, che invece non è previsto per il settore privato, che in qualche modo invece ha un ambito oggettivo leggermente più ristretto, anche se più ampio rispetto alla precedente norma. Tutte le condotte illecite relative al decreto 231 del 2001, le violazioni del modello di organizzazione, gestione e controllo, sempre ovviamente riferito al decreto 231, tutti gli illeciti derivanti da norme dell'Unione o nazionali che in qualche modo questo decreto nell'allegato ha voluto sottolineare e evidenziare come macro aree, quindi appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari. Adesso li leggo, diciamo così, un po' randomicamente, però poi avrete modo di poterli analizzare. Per esempio, la tutela della vita privata e la protezione dei dati personali, cioè la famosa privacy di cui tanto sentiamo parlare, la sicurezza delle reti e dei sistemi informatici, gli atti o le omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, gli atti e le omissioni riguardanti il mercato interno dell'Unione. Quindi anche qui c'è effettivamente un'estensione dell'ambito oggettivo. Ecco, un altro punto di grande novità, a mio avviso, perché nel passato quelle segnalazioni whistleblowing che abbiamo potuto intercettare erano molte correlate al rapporto diretto di impiego, rapporto diciamo individuale di lavoro del segnalante, no? Per cui spesso venivano inviate segnalazioni, il mio capo mi mobbizza, il mio capo non mi consente di prendere le ferie, il mio capo e quant'altro, mi molesta e quant'altro. Invece, il decreto 24 esclude le tutele in relazione a segnalazioni relative a contestazioni, rivendicazioni e richieste legate a un interesse di carattere personale del segnalante, quindi che attengono ai rapporti individuali di lavoro di pubblico impiego per la pubblica amministrazione. Segnalazioni di violazioni disciplinate in via obbligatoria nella parte seconda dell'allegato o le violazioni in materia di sicurezza nazionale. Quindi le esclusioni sono ben chiare all'interno appunto del decreto. Vediamo, ecco, questa, diciamo, entriamo un pochino più nel vivo, no? Perché diciamo quale tipologie di segnalazione sono state appunto considerate dal decreto. Allora, la segnalazione interna, la segnalazione esterna che è gestita solo dall'ANAC, quindi sarà un unico canale di segnalazione dell'ANAC, la divulgazione pubblica, cioè l'utilizzo dei sistemi tramite la stampa, i mezzi elettronici, social network e quant'altro in determinate condizioni, o la denuncia all'autorità giudiziaria contabile. A questo punto va da sé la domanda: ma queste tipologie di segnalazione sono tutte possibili per il segnalante? No. Nel senso che è prioritaria la segnalazione interna, cioè il canale che l'ente pubblico o privato attiverà all'interno appunto della sua azienda, la sua azienda o ente, insomma. La segnalazione esterna, cioè quella all'ANAC, che vedremo tra un attimo, può essere utilizzata come canale solo in presenza di condizioni disciplinate dal decreto, in particolare l'articolo 6, così come escalation, la divulgazione pubblica solo nel momento in cui ricorrono le condizioni dell'articolo 15. Vediamo subito quali sono ecco, la segnalazione esterna, no? Quindi quando è che un dipendente di una società privata può segnalare all'ANAC? Abbiamo detto che prioritariamente dovrà segnalare all'interno, quindi tramite l'utilizzo della propria piattaforma, però può segnalare all'esterno solo in presenza di determinate condizioni, cioè se nell'ambito del suo contesto lavorativo, quindi nell'ambito della sua azienda, non è stata attivata il canale di segnalazione interna, purché obbligatorio, oppure anche se è obbligatorio, appunto non sia stato attivato o se è attivato non sia conforme all'articolo 4, cioè non sia conforme a quanto alle caratteristiche principali delineate dall'articolo 4 e se vogliamo possiamo dire anche in qualche modo esplose o comunque approfondite almeno dallo schema di linee guida ANAC. Sicuramente le linee guida definitive daranno ancora più
riferimenti operativi proprio per in qualche modo inquadrare queste le caratteristiche principali del canale di segnalazione interna. Questo punto io credo sia molto importante da sottolineare perché oltre alla sanzione che è correlata a questa, diciamo, questa negligenza da parte del datore di lavoro, del titolare, come vogliamo chiamarlo, è anche un punto, su cui prestare attenzione perché il segnalante nel momento in cui il canale non è attivato oppure non è attivato adeguatamente, in questi giorni ancora sento parlare purtroppo di PEC piuttosto che di cassette addirittura di posta cartacea. Ecco, facciamo attenzione perché se viene non dichiarato conforme o se il segnalante ritiene che non sia conforme, adeguato a diciamo, tutelare la sua riservatezza, può, in presenza di queste condizioni, ovviamente deve dare dimostrazione del fatto che l'azienda non sia adeguata con un canale di segnalazione conforme all'articolo 4, può segnalare, effettuare la sua segnalazione all'ANAC, oltre a in qualche modo segnalare l'inadempimento da parte dell'azienda. Quindi capite bene che non solo ci sono le sanzioni specifiche, ma c'è anche il fatto che quella segnalazione, l'oggetto di quella segnalazione è andato direttamente all'ANAC, quindi verrà valutato all'ANAC. Quindi insomma è un punto da tenere bene in considerazione. La persona segnalante può aver effettuato per esempio una segnalazione ma non ha avuto seguito. Sapete, immagino sappiate che il decreto prevede già dei termini specifici, entro 7 giorni bisogna dare riscontro al segnalante, entro 3 mesi bisogna dare in qualche modo conto dell'attività istruttoria che è stata appunto sviluppata. Ecco, ammettiamo il caso in cui non venga dato nessun tipo di riscontro, il segnalante può andare direttamente all'ANAC. Oppure, quando la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna, potrebbe esserci il rischio concreto di ritorsione, o per esempio se ritiene che il tipo di violazione costituisce un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, quindi può ricorrere direttamente all'ANAC. Questo è molto, diciamo, interessante, no? Anche qui la divulgazione pubblica va da sé, se la persona segnalante ha effettuato la segnalazione interna all'ANAC e non ha ricevuto risposta, può divulgarlo tramite i mezzi, appunto gli strumenti anche informatici, telematici, pubblici, la stampa, eccetera. Oppure se c'è un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, oppure se ritiene che anche segnalarlo all'ANAC o all'interno tramite segnalazione interna ci potrebbe essere appunto un rischio di ritorsione o addirittura una collusione dell'autore della violazione con chi gestisce appunto la segnalazione, il canale di segnalazione interna o addirittura il canale di segnalazione ANAC. Quindi ancora più rilevante, diciamo, come punto, no? Allora, intanto andiamo a vedere subito le caratteristiche, mi sembra quella la parte, diciamo, più interessante e più attinente appunto anche al webinar che oggi avevamo pensato appunto un po' di proporvi, no? Allora, la norma, l'articolo 4, dice che il canale di segnalazione deve garantire anche tramite ricorso a strumenti di crittografia la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona eventualmente coinvolta. Abbiamo visto che c'è un'estensione delle tutele anche per i soggetti che in qualche modo possono aver aiutato il segnalante, della persona comunque menzionata nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della documentazione che viene magari inviata a supporto appunto della segnalazione. Ecco perché sottolineo l'importanza di una piattaforma, perché tutte queste caratteristiche, pensare di gestirle a livello cartaceo, ancora sento, diciamo, queste voci, diventa, a mio modesto avviso, molto molto rischioso perché è molto difficile mantenere la riservatezza, no? Anche banalmente della documentazione che viene appunto fornita. Allora, il canale di segnalazione interna, questo vale anche per il canale di segnalazione esterno dell'ANAC, perché ha le stesse identiche caratteristiche, possono effettuare in forma scritta, anche con modalità informatica, o in forma orale, tramite linee telefoniche dedicate, sistemi di messaggistica vocale, oppure un incontro diretto su richiesta della persona segnalante con quello che vedremo essere il gestore delle segnalazioni. Qui poi c'è il problema della verbalizzazione di queste
segnalazioni in forma orale che dovranno, e questo, correggimi se sbaglio Marco, la verbalizzazione potrà essere una documentazione conservata all'interno della piattaforma con le stesse garanzie della piattaforma in sé. Neanche Se questo mi parli della sembra. parte in forma orale, assolutamente sì. Per come è Esatto. implementato il sistema di messaggistica, permette la trascrizione, quindi la verbalizzazione poi sia del parlato, quindi del detto, sia ovviamente Certo. delle risposte poste nel questionario sulla linea telefonica. Quindi sì, confermo. Ecco, poi ovviamente qui si parla di chi gestisce il canale della segnalazione, altre grosse novità del decreto, perché il decreto richiede proprio il conferimento, tra l'altro lo schema di linee guida, ma insomma immagino sarà confermato dalle linee guida definitive, sottolinea, perché come probabilmente saprete, le linee guida che inizialmente si pensava fossero relative solo alla gestione del canale esterno, cioè il canale ANAC, invece sono entrate nel merito anche, hanno dato indicazioni operative anche dei canali interni, anche nel settore privato. E in particolare l'istituzione di questi canali di segnalazione come del gestore della segnalazione viene definito, cioè colui che gestisce la segnalazione e l'istruttoria, diciamo che possono essere anche due soggetti distinti, dice la Commissione europea nel suo parere, deve essere in qualche modo formalizzato tramite un atto organizzativo dell'organo di indirizzo, quindi verosimilmente il consiglio d'amministrazione o su delega del CDA all'amministratore delegato, per esempio, però con un atto formale deve nominare il gestore della segnalazione, che anche qui è un soggetto che può essere interno o esterno, una persona o un ufficio, purché sia dedicato, quindi autonomo e indipendente, e sia specificatamente formato per la gestione dei canali di segnalazione e aggiungerei anche sui criteri minimi di riservatezza, perché altrimenti insomma diventa anche pericoloso. Può essere però gestito anche da un soggetto esterno, purché sia autonomo appunto ed indipendente. Nel mondo pubblico è stato proprio individuato espressamente nel responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Nel mondo privato, ANAC ha dato indicazioni sulla possibilità di individuare o l'internal audit o l'organismo di vigilanza, però sottolinea la ampia discrezionalità dell'ente nell'appunto l'individuazione di questo gestore, che può essere anche un comitato, quindi misto, diciamo così, composto in maniera mista. I canali di segnalazione interna, come dicevo, ci sono già nella norma sottolineate proprio le attività che deve fare il gestore, ma le linee guida di ANAC rinviano addirittura, siccome è meglio disciplinato la gestione delle segnalazioni di ANAC, però fa un riferimento particolare, almeno, ripeto, sto parlando sempre dello schema di linee guida, ma insomma speriamo sia almeno nei termini confermato e al limite integrato, fa riferimento proprio espresso alla possibilità per i canali interni di far riferimento ai criteri di gestione delle segnalazioni previste per il canale appunto di ANAC. Quindi c'è proprio un elenco che cosa bisogna fare nel momento in cui arriva la segnalazione, entro 7 giorni dare conferma dell'avvenuta eccezione, fare una valutazione preliminare, lo dice proprio le linee guida ANAC, lo dicono, quindi verificare se è competente o meno il gestore della segnalazione, se la segnalazione rientra nelle previsioni normative e quindi poi bisogna dare riscontro al segnalante sull'eventuale archiviazione o invece l'inizio appunto dell'attività istruttoria. Ovviamente il gestore deve mantenere le interlocuzioni con il segnalante, per esempio chiedendogli integrazioni su eventuali o informazioni aggiuntive in merito appunto alla segnalazione stessa. E poi ricordiamoci che un altro termine molto importante è che deve dare riscontro della segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni. Tutto questo ovviamente può essere tracciato dalla piattaforma, come tra poco vi dirà Marco. Un'altra cosa molto importante è che diciamo, il datore di lavoro o comunque l'ente deve
definire, potremmo dire, una procedura, ma questo lo specifica anche le linee guida, lo schema di linee guida di ANAC, una procedura che deve in qualche modo ripercorrere esattamente tutto l'iter procedurale della segna possibile segnalazione, l'utilizzo della piattaforma, in che termini si utilizza, e deve diffondere questa procedura, che deve essere sempre adottata dall'organo in qualche modo direttivo. Perché ed affissa in tutti i luoghi di lavoro, sulla pagina web dell'ente, magari sulla intranet, deve essere diffusa, diciamo, a tutti coloro che possono effettuare segnalazioni, perché l'intenzione di questa procedura, di questa messa a disposizione di informazioni chiare, sia sulla possibilità di segnalazione interna, ma anche sulla possibilità di segnalare all'ANAC e quali sono le condizioni per segnalare, servono appunto per mettere nelle condizioni il segnalante di avere ben presente tutto l'iter processuale e le eventuali possibili appunto implicazioni della sua appunto segnalazione, cioè deve avere ben presente tutto quello che succederà nel momento in cui decide di effettuare una segnalazione, da chi verranno viste le informazioni, come, entro quali termini, quale sarà l'iter processuale che dovrà appunto porre in essere il gestore della segnalazione, quando gli verrà chiesto, ricordiamoci, le linee guida ANAC lo sottolineano, scusate, lo schema di linee guida ANAC lo sottolinea molto in maniera particolare, ogni qualvolta dovrà essere necessario rivelare, scusate, l'identità del segnalante per definire l'istruttoria a soggetti diversi dal gestore che è automaticamente autorizzato anche ai fini privacy. Dovrà essere chiesto uno specifico formale consenso che dovrà essere tracciato, perché chiaramente il soggetto potrebbe anche decidere di rimettere la sua segnalazione nel caso in cui non si senta confidente di dover appunto comunicare, non so, dico per dire, alle risorse umane piuttosto che al direttore amministrativo della società, l'oggetto appunto della segnalazione, no? Quindi molto molto importante. Qui, diciamo, possiamo dedicare delle slide. La parte successiva di questa presentazione è dedicata proprio alle canali di segnalazione esterne dell'ANAC, che come dicevamo ha più o meno le stesse caratteristiche di quello interno, però forse e i poteri dell'ANAC, perché l'ANAC in qualche modo, vedete che ha esattamente lo stesso schema, è previsto proprio lo stesso identico schema, anche nei termini di gestione, tant'è che vi sottolineavo il fatto che nello schema di linee guida addirittura viene disciplinato la gestione, diciamo, della segnalazione da parte di ANAC per le segnalazioni esterne e rinvia a questo schema per le segnalazioni interne, quindi diciamo che lo schema è esattamente identico. E poi avevamo dedicato una piccola parte, ma credo sia di minore interesse almeno per questo tipo di webinar che avevamo appunto pensato, i poteri dell'ANAC che sono regolatorio, quindi appunto l'emanazione delle linee guida per dare chiarezza almeno a livello operativo, la gestione delle segnalazioni esterne che sono proprio una sua prerogativa e poi il potere sanzionatorio perché sarà l'autorità che in qualche modo infliggerà appunto le sanzioni. Altro punto importante che vi dicevo, purtroppo il nostro legislatore, a differenza per esempio del legislatore spagnolo, non ha voluto in qualche modo, anche seppur sollecitato, non ha voluto disciplinare le segnalazioni dei gruppi di impresa, creando moltissima confusione, non vi nascondo, per cui dice che è possibile la condivisione solo ai comuni diversi dei capoluoghi di provincia e nel settore privato solo a quei gruppi che non abbiano più di 249 dipendenti, quindi va da sé che quelli superiori non possono condividere né la piattaforma né il gestore. Quindi questo purtroppo ha creato, non vi nascondo, moltissima confusione. Anche perché neanche lo schema di linee guida, per quello vi in qualche modo introducevo prima la famosa audizione di Assonime il 7 di giugno nel periodo appunto di consultazione pubblica dello schema di decreto, perché in qualche modo Assonime sollecita una presa, in qualche modo un suggerimento almeno da parte dell'ANAC sui gruppi di impresa superiore a 259 dipendenti, perché altrimenti diventa veramente molto complicato, soprattutto perché i gruppi multinazionali hanno già delle advice line, delle alert line già esistenti, magari anche da 20 anni, super strutturate, che quindi insomma cominciano a creare dei problemi proprio di compatibilità.
Le tutele del whistleblowing le riassumiamo qui, ma poi lascio la parola a Marco perché, insomma, in ogni caso questi sono elementi successivi da poter appunto direttamente analizzare anche sulle slide. Sono previste appunto una serie di tutele, tra cui la riservatezza, chiaramente in tutti gli ambiti, per quello parlavo di consenso espresso nel momento in cui si appunto. Si deve rivelare comunque l'identità o l'oggetto della segnalazione per qualche motivo specifico, la protezione dalle ritorsioni, perché vengono dichiarati nulli tutti quegli atti che vengono appunto posti in essere come forme di atto ritorsivo. Ecco, puoi andare alla slide, ok, il livello di torsione, quindi, e addirittura appunto le misure di sostegno, perché è previsto appunto, verrà creato un elenco dall'ANAC di enti del terzo settore per supportare i soggetti anche a livello psicologico, no? Per poter effettuare segnalazioni di varia natura, e poi sono previste delle esplicite limitazioni della responsabilità in termini appunto penale, di privacy e quant'altro, però direi che volevamo più forse affrontare aspetti operativi, quindi poi queste slide vi verranno fornite, quindi so, per ulteriori approfondimenti. Marco, ti cedo la parola, sono andata un po' anche troppo lunga. Ci siamo assolutamente. Ah, intanto rinnovo se ci sono domande che volete porci, e le memorizzeremo assolutamente intanto nella piattaforma, e conclusa questa breve dimostrazione le affronteremo. Allora, la soluzione che abbiamo implementato è ormai dal 2017, quindi nasce con la 179 e con l'implementazione all'interno del modello 231, è una soluzione basata su un framework e tecnologia sviluppata direttamente da LaserRome e strutturata nel modo più semplice, intuibile e in linea con tutte quelle che sono le attuali normative. Permette però anche, e questo molto in funzione dell'adozione dei modelli 231, un livello di personalizzazione, di configurazione e di costruzione dei workflow che poi possono essere compatibili con le attuali procedure che le singole aziende hanno già implementato. Quindi sicuramente, Federica, questo me lo confermi, tutte le aziende che hanno il modello 231 già gestiscono magari la practice del whistleblowing, ma magari con canali che non sono sicuramente più sicuri o che garantiscono la riservatezza, e quindi inserire, questo lo dico magari per chi potrebbe essere reticente, inserire un software non significa andare a stravolgere l'attuale processo che è già implementato, ma anzi renderlo sicuramente più fluido, più semplice e maggiormente controllabile. Il risultato, diciamo, dell'attivazione del servizio è una pagina, un sito di base accessibile da qualsiasi browser, dove c'è due funzionalità principali: l'accesso all'area dedicata al back office, quindi ai vari componenti dell'organismo piuttosto che al personale debitamente formato all'interno dell'azienda, mentre per il segnalante, il collaboratore, l'ex dipendente, il tirocinante, tutti, diciamo, i ruoli, i soggetti che abbiamo visto fino adesso, non c'è bisogno di autenticazione, c'è un accesso libero per effettuare la propria segnalazione o un sistema per recuperare una segnalazione già creata per verificarne lo stato e per interagire in modo sicuro e riservato con gli utenti che gestiranno la segnalazione. Quindi, una volta che viene cliccato su invia una segnalazione, può aprirsi un menu dove si va a scegliere, nel caso magari dell'azienda con più partecipate o i comuni o strutture che hanno meno di 50 dipendenti, e la possibilità di avere un unico accesso condiviso. E quindi in una fase iniziale si potrà scegliere per quale azienda si sta effettuando la segnalazione. In questa fase si presenta subito la parte di questionario, cioè cosa andare a richiedere al segnalante. Quindi un questionario proprio fatto di domande guidate, quindi dove viene indicato chiaramente se sono campi obbligatori o meno, quindi andare a indicare la tipologia del soggetto,
e seguendo i vari step per procedere con la compilazione. Quindi posso andare ad indicare la tipologia di condotta, quando si sono verificati i fatti, se sono ancora in corso, se ne ho parlato con qualcuno, se sì, con chi, una descrizione dei fatti, se ci sono altri soggetti e tutto questo questionario, ovviamente, che mi guida nella trattazione, nella gestione della segnalazione. Immaginatelo su un canale invece vocale, quindi quello che diceva prima Federica, la possibilità di avere a disposizione anche un canale vocale significa che telefonicamente tramite un IVR, quindi un risponditore sintetico, con un questionario in forma ovviamente magari un po' più light, si vanno a porre queste domande. Quelle domande, le risposte vengono memorizzate. Per il tempo necessario per la creazione della segnalazione, dopodiché non c'è nemmeno conservazione delle informazioni. Questo sempre in ambito, diciamo, di GDPR rispetto alle indicazioni ultimamente date. Quindi tutto quello che ovviamente potrebbe mancare invece in un canale sono gli allegati, cosa fondamentale nel momento in cui si denuncia un illecito, e la piattaforma qui fa un esercizio, diciamo, automatizzato di pseudonimizzazione delle informazioni. Quindi tutte le informazioni che possono farmi individuare subito l'autore del documento, la georeferenziazione, tutto quello che potrebbe già rivelarmi l'identità viene anonimizzato e lascia esclusivamente le informazioni del contenuto. C'è un limite di spazio, è possibile bloccare, anzi è consigliato bloccare il download dei file da parte del segnalante, questo anche per evitare che la piattaforma venga utilizzata in un modo poco consono, per arrivare poi alla parte di informazioni anagrafiche. Quindi io qui vado a porre, e questo è un ulteriore elemento a livello di decreto, do la possibilità di farle in una prima fase anonima, quindi dove io non fornisco le mie generalità e potrò farle in un successivo momento, oppure vado a dare, qua metto un mix di nomi così vi faccio vedere poi come viene rilasciata la soluzione di dati. Posso andare in caso anonimo, come dicevo, a fornire le mie generalità in un secondo momento. Ok, per arrivare alla parte di data protection, dove ho un'informativa sul protocollo utilizzato, sull'algoritmo utilizzato, mi indica che non viene memorizzato l'IP della macchina che sto utilizzando, non ci sono cookie di sessione, quindi anche a livello informatico c'è una riservatezza da quel punto di vista. È possibile inserire un link per accedere all'informativa privacy completa. Qui per adesso c'è solo un flag perché stiamo implementando rispetto alle ultime indicazioni un doppio flag proprio sulla la dichiarazione di rilasciare e concedere l'autorizzazione al trattamento dei miei dati per conto terzi. Quindi a HR piuttosto che ai direttori amministrativi, quello che ha detto sul finale Federica. Ovviamente entrambi i flag saranno obbligatori. Quindi una volta che io inserisco il dato, la piattaforma mi restituisce questo che è codice a 16 cifre. Questo codice devo conservarlo gelosamente perché non avrò modo di recuperarlo in nessun caso e mi serve per poter riaccedere all'interno della piattaforma, vedere, verificarne lo stato, avere possibilità di ulteriori, caricare ulteriori allegati e avviare una chat, quindi un dialogo sempre in modo anonimo con chi c'è dall'altra parte che gestisce la segnalazione. Ovviamente è una chat asincrona dove non ci sono mail, notifiche, nulla esce al di fuori della piattaforma. Quindi questo sempre per aumentare il livello di riservatezza di tutte le informazioni, rilasciandole come relazione di base uno a uno tra segnalante e istruttore. Vado velocemente sulla parte di istruttore per farvi vedere invece quello che c'è dall'altra parte, quindi la dashboard è veramente intuibile con poche funzionalità e delle informazioni rispetto, perdonatemi, ho preso l'utente sbagliato, ecco qua. Poche informazioni che mi danno visibilità di quello che è stato compilato da parte del segnalante. Intanto ho uno storico che si popola mano a mano che vengono fatte le azioni principali, quindi anche in caso di audit, di verifica successiva, di ispezione, posso andare a dimostrare e a condividere come ho gestito il canale, quindi se ho eseguito tutti i vari passaggi.
Il primo di cui ha parlato Federica sicuramente è prendere in carico la segnalazione da uno stato e dare un primo feedback al segnalante. Quindi questa azione banale, semplice e abbastanza veloce la devo fare entro i 7 giorni. Da qui poi ho degli alert che mi aiutano a ricordarmi che entro tot tempo invece devo avviare e dare un primo riscontro fattivo sulla situazione e sull'indagine che sto effettuando. Quindi è come raccolgo queste informazioni? Sicuramente dal questionario in forma statica che il segnalante mi ha compilato, gli allegati, quindi tutti gli allegati che mi ha fornito. Posso andarle a chiedere ulteriori specifiche, quindi approfondire bene quello che effettivamente mi ha denunciato. Posso attivare dei flussi esterni, ve lo spiego velocemente, cioè posso andare a interagire con N stakeholder all'interno dell'azienda, sempre però attraverso la piattaforma. Quindi se ho bisogno del supporto del mio DPO, piuttosto che dell'HR, piuttosto che di un ufficio amministrativo, di un ruolo all'interno dell'azienda apicale, evito di andare da lui fisicamente, evito di mandargli una mail, evito di far uscire fuori e di creare del materiale che magari anche in piccole realtà o in piccole magari entità aggregate possa rivelarmi effettivamente chi è che ha effettuato la segnalazione. Quindi tutto il processo ruota sempre all'interno della piattaforma. Quello che di base non ho, che è l'informazione principale, io non ho ancora l'identità del segnalante, la piattaforma me l'ha nascosto. Dal punto di vista informatico non c'è correlazione tra segnalante e segnalazione, quindi c'è proprio una separazione logica e fisica. Questo perché in tutta una prima fase iniziale dell'indagine io non ho bisogno di sapere chi c'è dall'altra parte, perché non è influente il chi, ma mi importa in questa fase il cosa. Solo rispetto a uno stato ben preciso costruito all'interno del workflow, io potrò eventualmente avere accesso all'identità, ma dovrò fare un ulteriore passaggio. Questo sempre per un po' per seguire le linee guida ANAC, un po' per dare una maggior tutela di dati, dovrò fare richiesta espressamente scritta a un'ulteriore entità del perché io voglio accedere ai dati anagrafici. E tutto questo ovviamente viene memorizzato all'interno della piattaforma, sia a livello di storico, sia a livello proprio di log di sistema. Quindi se io adesso entro con quello che è denominato da ANAC all'epoca custode di identità, avrò una dashboard molto semplice dove ho informazioni relative solo ed esclusivamente alla richiesta, quindi io non vedo né il segnalante né la segnalazione. Accedo o concedo l'accesso. Nel momento in cui concedo l'accesso, quello che succede all'interno della mia segnalazione è che la componente di identità adesso è visibile. Ok? Da qui poi ovviamente la piattaforma farà sempre e solo esclusivamente da repository e da tramite per la gestione della segnalazione. Dipendentemente poi dalla tipologia di illecito, la segnalazione potrebbe essere archiviata perché ho applicato delle remediation, perché sono intervenuto, o effettivamente magari ho fatto un dossier e poi l'ho inoltrato alle autorità competenti. Questo dipenderà molto ovviamente dalla tipologia di segnalazione. Quindi quello che la piattaforma garantisce ovviamente è sicuramente la riservatezza del dato, un livello molto forte e elevato di segregatezza dei dati, quindi di mancanza proprio di dispersione, e un supporto, diciamo, nella corretta gestione dei tempi attraverso degli alert dati dal sistema. Ovviamente tutto quello che abbiamo visto, sia dal punto di vista di workflow o di questionario, come vi dicevo inizialmente, è configurabile, quindi non viene mantenuto un semplice standard, si parte da qualcosa che è il più vicino alle indicazioni normative e alle linee guida, ma poi è possibile per ogni singola situazione andarla a costruire come preferite. Federica, vuoi aggiungere altro sulla parte di piattaforma? Se no, lascerei spazio un po' Sì, forse lasciamo spazio alle domande, così magari vediamo l'interesse dove è incentrato. Allora, la prima domanda a bruciapelo, cioè non è la prima, ma è la seconda, però rispondiamo subito. Riusciamo a implementarla entro i termini? Ora, i termini sono dopodomani, quindi con tutta la bravura che abbiamo, vi posso dire che se
Domani ci sentiamo, chiudiamo la parte formale amministrativa per lunedì, martedì. Potrebbe essere una prima, diciamo, apertura della piattaforma. Ovviamente con una configurazione che poi significa avere gli utenti, avere eventualmente tutte le informazioni che servono per configurarla, però siamo abbastanza veloci da questo punto di vista. Sicuramente adesso metteremo più impegno perché ci rendiamo conto che la scadenza ormai non è prossima, è già scaduta, però sicuramente siamo in grado di potervi supportare da questo punto di vista. Eccellente, però ha più di 250 dipendenti, altrimenti abbiamo tempo fino al Sì, 17 assolutamente, dicembre. sì, sempre rispetto alla normativa in scadenza. Le ho scritte, le chiedo di sentirci, non riesco a leggere tutto il messaggio, comunque non credo che sia una domanda utile, ok. Non ne stanno arrivando altre, quindi o siamo stati... Cosa comporta non rispettare la data di ricorrenza? Ecco, questa infatti era una slide che nella fretta di lasciarti la parola, effettivamente se ritorni sull'ultimissima slide prima della presentazione, le sanzioni. Quindi se non vengono istituiti i canali di segnalazione, la sanzione prevista che ovviamente comminerà l'ANAC come ente proprio diciamo, sanzionatorio, è da 10.000 a 50.000 euro. Così come se non sono state adottate le procedure di cui parlavamo prima per la gestione delle segnalazioni, così come se il canale implementato non è adeguato ai sensi dell'articolo 4 del decreto. Quindi il rischio della sanzione c'è, poi è evidente che le linee guida ANAC non sono ancora definitive, quindi probabilmente qualche periodo di tolleranza ci sarà, ce l'auguriamo, diciamo, no? Però non ne possiamo avere certezza. Di fatto il 15 di luglio, diciamo, è la deadline per le società superiori a 250 e il 17 dicembre per quelle sotto. Allora, azienda con meno di 50 dipendenti che ha adottato il MOG 231 sono canale interno? Anche in caso di mancato riscontro non è previsto il canale ANAC? Sì, diciamo che per le sotto 50, almeno allo schema di decreto e quello che riferisce la norma, sembra appunto questo. Tra l'altro avevamo anche una presentazione proprio di un funzionario dell'ANAC che ha spiegato in maniera chiara questo, perché in realtà sotto i 50 non è obbligatorio, diventa in qualche modo obbligatorio solo se volontariamente si è adottato un modello 231. Vediamo se magari nelle linee guida definitive ci saranno indicazioni differenti, ma non credo. Insomma, in linea di massima finora è rimasto questo l'indicazione. Su questo discorso del modello 231, la prima, diciamo, normativa, la 179, che è stata poi ampliata la 231, ovviamente non faceva una discriminazione sul numero di dipendenti. Quindi già, diciamo, chi prima del 10 marzo aveva la 231 era già soggetto all'apertura di un canale di whistleblower. Esatto, era proprio un elemento caratterizzante del modello organizzativo, quindi al di là del numero dei dipendenti. Scadenza 17 dicembre, sì, c'era i due scaglioni per l'adozione sono stati il 15 luglio, tutte le aziende con una media di più di 250 dipendenti nell'ultimo anno, entro il 17 dicembre, tutte le aziende con, non entro, sì, entro il 17, sì, scusatemi, Sì, entro sì, il sì. 17 dicembre, tutte le aziende con tra i 50 e i 250. Esatto. Allora, ho riscontrato cosa comporta non rispettare. Ok, se al momento non sono... se al momento in azienda è presente un solo canale di segnalazione, siamo obbligati a implementarne anche altri canali? Per altri canali intendiamo quello orale, quindi ne avete già uno informatico e intendete quello orale? Vediamo se mi risponde in tempo reale. Nel frattempo posso rispondere? Ah sì, scusami, no, vai.
Per il limite di 250 dipendenti, società totale partecipazione pubblica, non vale la deroga? Beh, sia solo per il, sono quasi sicura, sono sicura, solo per il settore privato. Ok. Esiste un canale via posta classica? Via posta classica cartacea? A cartacea, allora, diciamo che astrattamente no, potrebbe esserci, però ecco, mi domando, ne parlavo l'altro giorno proprio in un'azienda. La riservatezza di quel canale diventa molto molto complicata. Tra l'altro sottolineo che le linee guida ANAC, scusate, lo schema di linee guida ANAC, scusate, ma questo desiderio di averle definitive è tale per cui le rinomino continuamente, in realtà indica proprio che bisogna dare evidenza ai dipendenti o comunque ai soggetti che possono segnalare di inserire chiaramente, e quindi è chiaro che in questo caso la piattaforma va da sé che lo fa automaticamente, ma fa un riferimento in questo senso chiaramente ad una segnalazione scritta cartacea, perché evidenzia, addirittura fa l'esempio della lettera. Cioè dice, se viene fatta la segnalazione tramite una lettera cartacea, è necessario che il segnalante, se vuole che l'azienda metta in atto tutte le tutele previste dal decreto 24, deve esplicitamente nella parte esterna della lettera scrivere che è indirizzata al gestore delle segnalazioni e che è una segnalazione per cui si richiede la tutela whistleblowing. Quindi va da sé che astrattamente il canale cartaceo è ancora possibile. Certo, ecco, poi la gestione della riservatezza è evidente che meno nella gestione poi si viene un po' meno, diciamo, soprattutto dopo, no? Da chi deve gestirlo, perché banalmente, mentre voi avete nella piattaforma ovviamente tutta una serie di sistemi di sicurezza informatica per la protezione dei dati contenuti anche della segnalazione, in quel caso è sempre una segnalazione cartacea che dovrà essere conservata in un luogo fisico, quindi con tutte le limitatezze del caso, diciamo, no? Però astrattamente è possibile. Allora, visto che probabilmente abbiamo sollevato un attimo un dubbio, quindi noi avendo già adottato un MOG 231, ma non avendo ancora un canale di segnalazione interno, siamo già non in regola, anche se abbiamo meno di 50 dipendenti. Corretto? Allora, in realtà anche su quello non c'è un'indicazione precisa, ma direi che a mio modesto avviso, e insomma, un po' anche quello che ho visto, in realtà la scadenza anche per quel 17 dicembre, direi, perché effettivamente è insomma, un canale in qualche modo relativo a soggetti che addirittura hanno sotto i 50 dipendenti. Non è espresso in maniera chiara, purtroppo il legislatore ha peccato di alcuni proprio vuoti normativi e che poi nell'operatività creano non pochi problemi, però mi sento di dire che la scadenza è il 17 dicembre, quindi sicuramente è necessario implementarla. Riprendo un attimo il discorso della segnalazione cartacea, perché giustamente un altro partecipante fa un'osservazione che da qui, diciamo, si dice, come si dice, no, tomba un po' il discorso. Se arriva in cartaceo, come faccio a dare evidenza al segnalante di averla presa in carico? E aggiungo, come faccio a interagire con lui? Come faccio a dargli un feedback? Il discorso è proprio questo, Esatto. su cui spinge ANAC quando parla di strumenti e un'adozione della piattaforma. Si genera quella interazione che con qualsiasi altro canale verrebbe meno. Sicuramente ci potrebbe esserci un'interazione de visu e lì però decadrebbe la riservatezza. Potrebbe esserci un'interazione con un hotline dove c'è il modulatore di voce, però anche lì ci sarebbe in quel momento, ma non ci sarebbe nel tempo. Mentre Federica, come legale che ha seguito molte situazioni, può darci conferma che un'indagine, un dossier, una segnalazione può richiedere mesi nella totalità della gestione. Quindi quello che effettivamente ha voluto ANAC e su cui spinge, diciamo, l'autorità è proprio una soluzione che permetta questa interazione nel tempo e soprattutto che ne lasci traccia della corretta esecuzione.
Assolutamente, direi anche, aggiungerei anche che nella famosa procedura di cui si parla, e cui ANAC parla, che deve essere in qualche modo anche approvata dall'organo direttivo o delegato dall'organo direttivo, per esempio l'amministratore delegato, le informazioni chiare che la norma, ma ANAC nel disegno appunto di linee guida sottolinea, di cui sottolinea l'importanza. Questa procedura, che non è altro che una serie di informazioni che devono essere date a coloro che possono segnalare, è possibile, anzi, ANAC lo diciamo in qualche modo sollecita, sottolinea, a cercare di incoraggiare l'uso, per esempio, della piattaforma piuttosto che di strumenti cartacei, no? Perché evidenziando il fatto, ecco, le problematiche che dalla domanda venivano appunto poste, proprio per cercare di mettere nelle condizioni il segnalante di comprendere che una lettera cartacea, se una volta aveva un suo valore, oggi sicuramente è superata dalle garanzie che vengono appunto attuate tramite l'utilizzo di una piattaforma. Quindi poter incoraggiare l'uso della piattaforma, ma proprio per garantire le tutele previste dal decreto, è possibile inserirlo nella procedura, cioè in quelle informazioni chiare che tanto la norma quanto ANAC sottolinea, di cui sottolinea appunto l'importanza. Quindi magari in un tratto, in un punto, in un paragrafo, sottolineare attenzione, se utilizzate strumenti differenti da quelli appunto crittografate, verosimilmente potrebbe essere molto più complicato interagire con il gestore della segnalazione perché la piattaforma dà tutta una serie di garanzie che il cartaceo altrimenti non consente, no? Altra domanda, è disponibile uno schema di regolamento interno coerente alla piattaforma OpenBlue per dare pubblicità rispetto alla tutela di whistleblowing? No, ho difficoltà a capire uno schema di regolamento interno rispetto a quello che deve essere messo a disposizione una volta implementata la procedura, una volta implementata magari la piattaforma. Se può essere più preciso, diamo un riscontro. Nel frattempo è arrivata un'altra. Oltre a mettere a disposizione la piattaforma, dovrò comunicare ai dipendenti, fornitori, eccetera, il fatto di averla messa a disposizione. Ci sono indicazioni in merito? Sì, assolutamente, quella procedura di cui parlavo, ne parla la norma proprio, l'articolo 4, se non sbaglio, comunque c'è una slide dedicata, in cui dice che bisogna dare informazioni chiare e precise sull'adozione del canale, parla ovviamente di canale, e addirittura vanno diffuse, dice, sul sito web. In tutti i luoghi, in tutti i posti dei luoghi di lavoro, non so, penso alle bacheche, le famose bacheche aziendali, eccetera, così, per mettere nelle condizioni qualsiasi segnalante, quindi nella pagina web anche per i terzi, no? Per i fornitori, per i consulenti e quant'altro, la possibilità appunto di conoscere non solo il link per effettuare la segnalazione, ma anche tutto proprio l'iter procedurale, quella procedura appunto di cui vi parlavo prima, che viene proprio individuale, diciamo, approfondita, è prevista dalla norma, però è approfondita proprio dallo schema di decreto. Addirittura ANAC dice che deve passare per un atto organizzativo dell'organo di indirizzo, quindi è un qualche modo un obbligo che ha il datore di lavoro, diciamo, l'ente, assolutamente. Ok, abbiamo dato una risposta sì, a tutti. Andiamo di fretta e non dobbiamo chiudere assolutamente, quindi se ce ne sono altre, ben volentieri. Eccola. Le informazioni da diffondere sul sito web bacheche sono disponibili in versioni standard oppure vengono realizzate da ciascuna azienda? Realizzate da ciascuna azienda, anche se una parte, leggendo diciamo la norma, si desumono e nello schema di linee guida c'è un'indicazione minima, però diciamo che è necessario dare informazione, sinteticamente è necessario dare informazione dell'attivazione del canale, in che termini, quale canale è stato utilizzato, le caratteristiche del canale e quant'altro, il link, se è un canale ovviamente una piattaforma. Dare indicazioni di chi è il gestore, cioè la finalità di questa procedura, di queste istruzioni, è che il segnalante abbia la possibilità di immaginare che cosa succederà dopo, no? Quindi tanto come si entra, dove si può cliccare per entrare nella piattaforma, dov'è questo link per
per entrare nella piattaforma, qual è l'iter che viene seguito, le indicazioni di, non so, della risposta. Come viene tutelata la riservatezza, giusto? Esatto, Cioè, la esatto. procedura. Okay. Esatto. Entro quando viene dato la risposta, cioè 7 giorni e poi entro 3 mesi, la tutela dei dati personali, banalmente proprio, ecco, diciamo tutto l'iter che serve per poter le eventuali sanzioni in caso ovviamente di una segnalazione falsa o calunniosa in qualche modo. Ecco un altro punto, la norma, ma anche ANAC dice che è importante chiarire al possibile segnalante quali sono le condizioni per ricorrere all'ANAC. Questo è proprio indispensabile, cioè previsto proprio anche dalla norma. Nel senso quindi, che deve essere messo nelle condizioni di conoscere tutto, come funziona tutto l'iter procedurale. Ok. Allora, siamo alla piattaforma. Fornite un kit di comunicazioni, esempio, testi da pubblicare? Allora, qualcosa di standard, sì, possiamo assolutamente metterla a disposizione, però un po' come ha detto Federica inizialmente, è a discrezione, diciamo, dell'utente finale, del cliente, andare a implementare quello che è e che vuole mettere a disposizione sul proprio sito. Però sì, assolutamente sì, delle linee guida anche da questo punto di vista vengono messe a disposizione. Siamo ancora abbastanza numerosi, quindi non so se ci stanno pochi che hanno ancora abbandonato, quindi o stanno arrivando altre domande. Grazie per aver risposto anche al sondaggio, sicuramente posso, diciamo, comunicarlo e condividerlo. Ovviamente siamo a un 27% sì e un 73% no. Quindi chi ha partecipato comunque almeno già sa di che cosa si parla, il fatto di avere una piattaforma sicuramente è un elemento positivo da prendere in considerazione. Assolutamente sì, lasceremo all'interno della presentazione che manderemo, lasceremo anche tutti i nostri recapiti. Ci chiedevano Federica se potevamo sentirci telefonicamente. Tutte le nostre, i nostri riferimenti. Sia per quanto riguarda la piattaforma o l'utilizzo, diciamo, del software, sia per la parte di consulenza, supporto, anche dal punto di vista proprio di gestione come esterno delle segnalazioni, perché questo è anche l'altro, non abbiamo magari specificato magari troppo, però è possibile a livello proprio normativo estendere la gestione della segnalazione a enti esterni, quindi Sì. Addirittura scindere il parere della Commissione europea, che è garante, diciamo, della direttiva e dei regolamenti, dice che addirittura è possibile scindere, cioè colui che riceve la segnalazione, la gestisce e vede se ovviamente è una segnalazione valida conforme al decreto oppure no, e quindi eventualmente archiviarla o rimandarla, e poi scindere anche il soggetto che deve effettuare l'istruttoria e quindi l'attività investigativa interna. Può essere un unico soggetto, o addirittura la Commissione dice che può essere scissa in due figure differenti, purché sempre venga data chiara indicazione in quella famosa procedura di cui parlavamo, nel senso che l'utente, il segnalante deve poter sapere in mano a chi vanno, ovviamente sono tutti soggetti autorizzati ai fini privacy o responsabili esterni se sono effettivamente esterni, però deve conoscere un po', l'iter che farà la sua segnalazione, ecco. Però è consentito.